Uno dei problemi più attuali per le giovani generazioni è non sapere come occupare il tempo. La noia e l'apatia in alcuni casi possono portare allo stress e alla depressione. Nel sondaggio di Onda TG ci siamo chiesti come occupano il tempo libero i sulmonesi, non solo i giovani, ma l'intera fascia della popolazione. Sport, danza, tanta lettura, qualcuno ama dormire e altri invece nel tran-tran quotidiano non riescono a trovare nemmeno un po' di tempo per loro. È fin troppo pieno, tra sport e altre attività ormai ben note come quelle di Slow Food, quindi tempo pieno. Leggendo, vedendo qualche programma in televisione, soprattutto film, non diciamo quali canali, però quei canali tematici che danno film e teatro. Dormendo. Istruendomi su internet, sulle nuove tecnologie, sui passatempo dei giovani, eccetera, eccetera. E leggo, guardo film, ascolto musica e poi la mia passione è la danza, quindi danza. A microfoni spenti, taluni cittadini hanno fatto notare come Sulmona deve tornare a riaprire quelle strutture che sono capaci di portare aggregazione. Il degrado sociale può sorgere anche nel momento in cui le persone non sanno dove andare.